Ho visto l'altra volta la prima lezione che ho presentato, quindi i primi concetti sul modo dei fluidi, cioè sulla dinamica, e in particolare il concetto di portata per un liquido e per un gas, cioè per un fluido compressibile e uno incompressibile, e l'equazione di continuità, cioè il fatto che per un liquido il volume si conserva, per un gas la massa si conserva. In particolare abbiamo visto il moto dentro un vaso è caratterizzato da una velocità che dipende dalla sezione. Quindi se la portata, che è la superficie della sezione per velocità, è costante, è sempre un fluido ideale senza attrito, dove il tubo è più stretto la velocità è maggiore, dove è più largo la velocità è più bassa. Oggi vediamo una generalizzazione di questa situazione, cioè del moto di un fluido dentro un vaso, che include il caso in cui non solo cambia la sezione, cambia la velocità, ma anche cambia la quota. Se un fluido di un vaso si trova il tubo, si trova a quote diverse. E faccio un esempio, supponiamo che questo sia un vaso, un condotto dove scorre del fluido sempre ideale, sempre incompressibile, e confrontiamo quello che succede in due punti, questo punto 1 e questo punto 2. Quindi scorre internamente, ripeto, senza attrito, la densità. In 1 la sezione è S1 e la velocità è V1, in 2 la sezione è S2 e la velocità è V2. Inoltre, le due parti di condotto sono a quote diverse rispetto a una quota di riferimento. Diciamo che la prima è ad H1, la seconda ha una quota H2. C'entra in questo caso anche la forza peso. Ok? E la proprietà, la caratteristica del moto del fluido che viene coinvolto in questo caso prende il nome di equazione di Bernoulli, dal testo idrodinamica della prima metà del Settecento, che esamina su problema. La sua equazione non è altro che un modo diverso per scrivere l'equazione legata alla conservazione dell'energia. Se su un sistema esercita una forza, coraggio, la forza produce lavoro o esegue lavoro e quindi cambia l'energia complessiva del sistema. Se io eseguo lavoro su un oggetto, su un carrello, ne cambio l'energia totale perché lo metto in moto, cambio sull'energia cinetica per esempio. Qui cambierà l'energia cinetica perché la velocità cambia e anche quella potenziale perché la quota cambia. Ok? E non facciamo altro che scrivere il lavoro delle forze applicate al sistema è uguale alla variazione dell'energia del sistema stesso. Quello che troviamo è una conseguenza di questo. Andiamo a guardare, come abbiamo fatto per l'equazione di continuità, qual è la massa di liquido che attraversa ad esempio la sezione 1. Nel tempo in un tempo delta t qualsiasi, la massa che attraversa la sezione 1 sarà densità del liquido per superficie per velocità
nel punto 1 per l'intervallo di tempo. Questa è la quantità di fluido che attraversa la sezione nel punto 1. Ok? Questa continua a valere, quindi continuerà, sarà la stessa che attraversa la sezione 2. Quindi la stessa massa avrà però una, sarà a forma sempre di cilindro, ma avrà una base che sarà V2 delta T e una sezione, un'area di base che sarà S2, sempre per ρ. Ok? Posso immaginare, siccome tra le due superfici sarà un pochettino più piccola perché la sezione è più grande, tra le due superfici non cambia niente, posso pensare come se questa massa si fosse spostata qua, visto che le particelle di fluido tra di loro internamente sono indistinguibili. Ok? Su questo volume, su questa massa di fluido, agisce una forza dovuta al fatto che il fluido subisce la pressione del fluido stesso. Ok? Supponete di vedere appunto come un corpo cilindrico. Sulla superficie di base S1 agisce, fatemi ingrandire l'immagine, qui abbiamo l'area S1, la forza che agisce sulla parte bassa del condotto vale la pressione in questo punto, in questa regione del tubo di flusso, per la superficie. La pressione è forte per superficie, la forza è pressione per superficie. Ok? Nell'intervallo di tempo delta T, supponendo che la forza sia costante, questa forza esegue un lavoro che vale forza per spostamento. Lo spostamento vale velocità per tempo. Ok? Quindi ho per P1 per S1 per V1 per delta T. Questo lavoro svolto dalla forza dovuta alla presenza della pressione del fluido esterno a questo volume che lo spinge verso destra. Ok? Similmente nel volume alla quota 2, il punto 2, la pressione agisce però in verso opposto, agisce verso sinistra sulla superficie esterna all'elemento di fluido, quindi fa un lavoro negativo. Quindi nella regione 2, un po' più grande, piccolo S2, la pressione stavolta produce una forza F2 da questa parte. Quindi il lavoro fatto sulla superficie S2 vale L2, che è sempre F2 per S2, solo che qui F2, quel meno, scusate, sarà P2 per S2, perché la superficie S2 subisce una pressione P2, che non sarà P1 in generale. La superficie è diversa S2 e lo spostamento sarà V2 per delta T. Quindi questo è L2. Questo è un lavoro frenante che si oppone al moto del fluido. Il lavoro totale sarà L1 meno L2, cioè F1 F1 V1 delta T meno F2 V2 delta T. Alle F sostituisco pressione per area. Lo ritengo il lavoro svolto dalle forze di pressione per spostare il fluido vale P1 S1 V1 meno P1
P2S2B2 appunto per delta T. Lavoro svolto dalla forza in S1 meno quello svolto dalla forza in S1. Ok? Il lavoro che le forze dovute alla pressione e quindi quelle prodotte per esempio da una pompa che mette in moto il fluido, in qualsiasi modo riusciamo a esercitare quel lavoro, va a cambiare l'energia totale. L'energia totale cambia, ho un delta IT che sarà potenziale più cinetica. Qui l'unica forza non legata alla pressione che agisce è la forza peso, quindi avrò un'energia di tipo potenziale gravitazionale e un'energia cinetica. Okay? Quindi sarà l'energia totale nel punto 2 meno l'energia totale nel punto 1. Allora, l'energia totale in 1 vale l'energia potenziale gravitazionale, cioè m1gh1, la quota l'avevo indicata come h, sì. Ma m1, la massa del primo cilindretto di liquido, vale rho per il volume 1, quindi S1 V1 delta T. Questo è il volume che attraversa la superficie S1 nel tempo delta T, quindi la massa di liquido che stiamo considerando. Energia potenziale più quella cinetica, un mezzo della massa per V1 alla seconda. Di nuovo questo M1 vale rho S1 V1 delta T. Ok? È tutto chiaro? Nel punto 2 ho una grandezza del punto analoga. E2 vale M2GH2 più un mezzo M2 V2 alla seconda con M2 che vale rho S2 V2 alla T. Ok? Se non faccio altro che mettere insieme le due il lavoro e la variazione di energia. Quindi riscrivo il lavoro totale uguale alla variazione di energia totale. A sinistra L avevamo visto che questo era uguale a, fatemi copiare, qui, P1 S1 P1 qui meno P2 S2 V2 delta T, forza in 1 per spostamento, forza in 2 per spostamento, questo è uguale a l'energia in 2, quindi rho S2 V2 delta T per G H2 più un mezzo sempre della stessa massa rho S2 V2 delta T per V2 alla seconda meno la stessa quantità nel punto 1, quindi rho S1 V1 delta T G H1, qui ho un altro meno perché me lo metto davanti, meno un mezzo rho S1 V1 delta T V1 al quadrato. Ok? A causa del fatto che comunque continua a valere l'equazione di continuità, ho
S1 V1 che vale S2 2. Cioè tanta massa entra nella sezione 1, tanta massa esce dalla sezione 2. Non ho né pulsi né sorgenti né pulsi. Quindi tutta la parte, intanto il delta T che c'è dappertutto, indichiamo in giallo, vedete che c'è qui, 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 qui e qui. Tutti i termini contengono delta T. Quindi posso semplificarlo. Inoltre tutti i termini contengono S1 V1 oppure S2 V2. Qui, questo, questo e questo. Siccome S1 V1 è uguale a S2 V2, anche questo posso semplificarlo dappertutto. Tutto chiaro? Che cosa mi rimane? Beh, devo firmare un foglio. Mi rimane P1 meno P2 che vale ρ GH2 più un mezzo ρ V2 alla seconda meno ρ GH1 meno un mezzo ρ V1 alla seconda. Dopo aver semplificato tutto quello che posso semplificare. Qui, se osservate, a destra e a sinistra dell'uguale ho sia la quantità relative alla quota 1 sia la quota 2. Posso separarle in modo tale che a sinistra dell'uguale sia solo quello che sta in 1 e a destra quello che sta nel punto 2. Quindi porto per esempio il P2 a destra e ρ GH1 a sinistra e un mezzo ρ di 1 secondo a sinistra. Quindi ottengo P1 più ρ GH1 più un mezzo ρ di 1 alla seconda che è uguale a P2 più ρ GH2 più un mezzo ρ alla seconda. E abbiamo finito. Questo cosa ci dice? Beh, ci dice che c'è una grandezza che è la somma della pressione densità più densità per accesso di gravità per la quota del punto dove mi trovo più la metà della densità del fluido per la velocità del quadrato che è la stessa in entrambi i punti e che quindi si conserva lungo il modo di tutto il fluido. Scritto in un altro modo, P più ρ GH più un mezzo ρ V alla seconda, questa è costante. E questa è quella che viene chiamata equazione di Bernoulli. Contiene al suo interno come caso speciale la legge di Stevino, perché se il fluido è statico, se non si muove, questa parte è zero. Ma Stevino cosa dice? La pressione è legata alla profondità. Attenzione, questa è una quota H, non è quella della legge di Stevino, parte del basso che esce verso l'alto. Quindi qui ho P, tanto alta è la quota, tanto più bassa è la pressione, che è proprio quello che dice Stevino, dove le due sono linearmente dipendenti. Più profondità vado, più alta è la pressione, perché la somma deve rimanere costante. Non solo,
ma è mai successo di viaggiare in treno, vi affacciate al finestrino e avete difficoltà respiratorie. È difficile respirare quando l'aria vi passa davanti molto veloce. Perché? Perché rispetto a voi la velocità dell'aria è molto alta. E la pressione, la quota non cambia, perché il vostro naso è la stessa quota dell'aria. Quindi questo non ha influenza, la pressione è bassa, perché questo è alto. Ma voi come fate a respirare? I polmoni si dilatano, abbassano la pressione interna, l'aria entra. Ma se la pressione esterna è già bassa, faccio fatica a dilatare i polmoni per far entrare l'aria, quindi riesco a respirare molto male. Conseguenza del pozione di Bernoulli. Qualche volta, vi auguro che non succeda mai, ma a me, ahimè, un familiare è successo, ci sono quelli che si chiamano attacchi ischemici transitori. Sono legati a problemi transitori, cioè momentanei, di irrorazione di sangue in un determinato organo, in particolare al cervello. Si può avere giramento di testa, parziale o totale perdita della vista momentanea, formicolio, perdita dell'equilibrio, effetti di questo tipo. Che cosa succede? Beh, al cervello arriva sangue dall'aorta, si dividono due arterie, la subclavia che irrora i bracci e la cervicale che segue da dietro, passa dietro il collo e va al cervello. Dove l'aorta si dirama la subclavia cervicale ci possono essere depositi di grasso che temporaneamente ostruiscono il passaggio di sangue. In questo caso si riduce la sezione del utile al sangue per poter passare, se si riduce la sezione la velocità deve aumentare, se la velocità del sangue aumenta, perché magari il braccio si muove quindi chiede più irrorazione di sangue, la pressione, la velocità aumenta, la pressione diminuisce. Se la pressione diminuisce, il sangue anziché andare al cervello va nella subclavia. Quindi il sangue viene, il cervello viene momentaneamente non irrorato e accuso il colpo. Se l'ostruzione è permanente, non è temporanea, questa viene curata con un intervento nel quale all'interno, questa è la subclavia e l'aorta, questa è la cervicale, la subclavia, se l'ostruzione è in questo punto, viene inserito un tubicino con microchirurgia, questo si espande, si allarga, okay, e restituisce al vaso la sua sezione ottimale. Intervento che non è uno scherzo, però si fa. Un'altra applicazione delle pozioni di Bernoulli è, non so se avete mai visto filmati di particolari tempeste intense, i tifoni, i cicloni, eccetera. Se osservate, ci sono, perdonate il mio disegno, ma questa è una casetta. Se osservate, gli edifici esplodono verso l'esterno. Vengono proprio il tetto si alza. Per quale ragione? Beh, all'interno, se l'edificio ha, come cosa fa quando vede il tifone che arriva, chiude tutto. All'interno la pressione è quella atmosferica e la velocità è zero, l'aria è ferma. All'esterno, diciamo sulla superficie del tetto, la pressione la capiamo tra un istante, ma la velocità è molto più alta della velocità interna. Il vento
a una velocità molto intensa. La quota è la stessa circa. Se devo prendere i dati di una ripresa, la pressione esterna rispetto, cioè la pressione interna rispetto a quella esterna è molto più grande, perché qui è bassa, la velocità è alta, quindi ho la quota, ripeto, in questo caso è ininfluente, la pressione interna, che è la pressione atmosferica, vale la pressione esterna più un mezzo densità dell'aria, velocità dell'aria al quadrato. Di conseguenza la differenza di pressione, pressione interna meno quella esterna, vale un mezzo densità dell'aria 1.29, se non ricordo male, sì, più grande del cubo, per 36.1 metri al secondo al quadrato. Viene, questo è il quadrato, per 1.29 diviso 2, 841.1 pascali. Su un tetto di 100 metri quadri, circa, ho una forza di 84.000 newton, corrispondente a una massa di 8.410 kg. Hai voglia che il tetto non esploda? Come se esploda? 130 non è neanche una velocità molto alta. La bora a Trieste raggiunge 130. Quindi la parte interna del tetto rispetto alla forza netta, è forza interna meno forza esterna. Non è la forza interna e basta. Dipende di pressione, che è una forza che spinge verso l'alto, pari a 84.000 newton. È come se ci fosse una massa di 8.400 kg che spinge verso l'alto. Un'altra conseguenza è quindi che il tetto esplode. Il tetto e anche le pareti. In teoria cosa sarebbe più opportuno fare per ridurre questa forza? Sarebbe proprio spalancare tutte le imposte. Però il vento di quella velocità ti porta dentro anche un frammento di qualsiasi cosa più piccolo, se ti arriva addosso ti apre in due. Quindi non è una misura molto efficace. Diciamo che eviti che la casa se ne vada tipo acqua. Chi di voi guida l'auto? Vi è mai successo? Questa è la strada in giallo.
siete in autostrada e volete sorpassare un tir. Questo è il tir che sta viaggiando a questa velocità. D'accordo? Questa è la vostra auto mentre sta sorpassando il tir. Tra le due auto si crea un tubo di flusso, un scorrimento di fluido, di aria, e la velocità rispetto ai veicoli è la stessa velocità con cui i veicoli si muovono rispetto al suolo. Quindi qui l'aria scorre molto rapidamente. La pressione relativa è molto bassa, la pressione esterna, perché qui la velocità è più bassa, fa sì che ci sia una forza netta verso il tir. Quindi se sentite un effetto di deriva verso il veicolo che state sorpassando, non è un'allucinazione, non l'avete bevuto. State andando troppo veloci. Prima dovete superare con una minima differenza di velocità, però questo ha altri effetti collaterali, questo il sorpasso dura a lungo e vi espone ad altri rischi. Oppure cercate che questa distanza sia quanto più grande possibile. Che è la cosa più efficace, che il sorpasso dura poco e la differenza di pressione in quel caso è minima, quindi la forza che vi deriva è piccola. È la nostra. Bene, per adesso ci fermiamo qua. Thank you.